Ci siamo ragazzi? Ma sembrerebbe di sì. Sembrerebbe, sottolineo perché sapete che qua è sempre un'incognita. Allora, ma chissà chi cazzo c'è stasera. Chissà chi cazzo c'è stasera. Chissà come cazzo andrà la live stasera. Questa è proprio una bella domanda. Vabbè, però intanto, signori, come vedete, siamo attrezzati, adesso cominciamo. Siamo incredibilmente un'altra volta in anticipo. E boh, non saprei che dire onestamente. È molto imbarazzante questo momento. È un momento in cui io sono in live, però non so bene di che parlare stranamente. Ah, perché sono, non lo so, ragazzi, mi sento un po' stanco oggi, ma anche l'altra volta mi sentivo stanco. Eppure ho parlato tranquillamente, quindi chissà, beh, c'è Voca, bravo, bravo che me l'hai ricordato. Visto che sei qua, è tempo, come al solito, di sfondare la bici in testa al nostro amico. Ammesso che mi ricordi, aspetta un attimo, Potevo accederci anche da lì, in effetti, vabbè. Come al solito, esatto, bici time, fammi sapere se si sente l'audio rispetto, se si sente bene. L'audio in proporzione alla mia voce, come al solito. Vedo già che c'è della lag, oh, per iniziare proprio bene la serata, però vabbè, dai, l'importante è che sia sentito l'audio. Buonasera, è questo lo streaming ufficiale della Conferenza Episcopale Vaticana? Sei nel posto giusto, caro, benvenuto. Siamo proprio qui. E sì, direi molto bilanciato. Bene, perfetto, perfetto. Che cazzo, volevo dire una cosa prima di cominciare, non me la ricordo più. Vaffanculo, io sono un imbecille. Io in live ti preparo le cose da dire, poi non me le annoto. C'era qualcosa che volevo dire adesso, per esempio, però non me lo ricordo più. Ah, ecco, ora mi è venuto in mente. Allora, avete notato che oggi siamo a 189 followers contro i 190 della volta scorsa? Questo vuol dire che la volta scorsa qualche stronzo mi ha defollowato. Tesoro mio, così non si fa. Non si fa assolutamente. Non ho idea di chi sia stato, ma questo qui non sa veramente, non ha veramente idea di cosa si stia perdendo, brutto bastardo che mi defollowa, devi morire. Allora, buonasera Grumina. L'audio è buono, ma non ci sono abbastanza bici spaccate in testa. E vabbè, dai. L'altra volta gliene avevamo spaccate 200. Questa sera lo risparmio e la bici gliela spacco una volta soltanto. Allora, stasera, ragazzi, sono terribilmente. Sono a parte stanco per l'appunto, ma come la volta scorsa. Ma poi c'è anche un motivo più serio. Stamattina, praticamente, per qualche motivo mi sono svegliato alle 6. Non ho idea del perché, non ho. Ma alle 6 ho aperto gli occhi e non riuscivo più a dormire. Stamattina è andata così. Ci ho provato a dormire, no? Tipo, ho detto, vabbè, ora dorme, presto, bla, così, no, niente, non riuscivo a dormire. Ho detto, vaffanculo. Allora, cosa ho fatto? Mi sono alzato e niente, per l'appunto, adesso forse ho un pochino la stanchezza di essersi alzato così presto, la sento, anche se non è mia abitudine. Diciamo che non è che mi alzo. Se fossi abituato, probabilmente la stanchezza non la sentirei, ma dato che non sono abituato, vi ripeto, diciamo che l'ho sentita, la sto sentendo abbastanza, ma ce la caveremo lo stesso. Buonasera Andrea, buonasera, dai, bentornato anche a te. Dai, non male, dai, mi dispiace ragazzi, ancora una volta ho perso ogni credibilità scusate, ma come cazzo sono seduto? Dicevo, buonasera Mais. Dicevo, ancora una volta ho tipo perso ogni briciola di credibilità con la schedule delle mie live. Ogni volta cambia qualcosa. Vabbè, questa volta non è colpa mia. Questa volta avevo intenzione di streamare domani. Però effettivamente, come si dice, i programmi sono cambiati. Dovevo giocare a D&D oggi. Invece ha chiesto di spostare a domani. Ho detto, va bene, dai, spostiamo. Sposto io la live a domani anziché a, cioè a oggi volevo dire anziché a domani, ed infatti, che dire ragazzi, ed infatti eccoci qui. Speriamo ragazzi veramente di non, ma che cazzo sto facendo? Ah, ecco, scusate. Speriamo ragazzi veramente di cavarcela stasera, ma secondo me sì, secondo me non sarà come la volta scorsa, l'inferno in terra. No, secondo me ho un buon presentimento per stasera. D&D può aspettare, qui ci vuole un altro bel tour di La Spezia, vero?
Eh sì, siamo arrivati proprio adesso in via Prione, siamo arrivati, quindi proprio Spezia. Quindi proprio Spezia, Spezia, vedete, più Spezia di così, ho persino rifiutato di pagare. Quindi ragazzi, cioè veramente, cioè non siamo, dopo, ora sì che stiamo proprio nel mood giusto. Sì, sarà meno infernale questa, dai, lo spero. No, dai, secondo me è vero, secondo me, no, dai. Sono d'accordo, sono d'accordo. Miracolo, ritorno. Il vero miracolo è non morire. Allora, ovviamente è una fogna. Che cosa pure sotto, ma è una fogna migliore. Ma me lo auguro. Me lo auguro. Sapete che mi hanno detto una cosa? Adesso voglio vedere se è vera. Voglio vedere se è vera. Mi hanno detto che se io adesso uso un'umanità, anzi ne uso due, perché sono un grande, no? Se io faccio così, torno umano, grazie. Non so se è vero, adesso lo scopriamo subito se è vero. Torno umano, poi ravvivo la fiamma proprio di corsa, perché porca puttana, a questo punto qua, proprio un punto centrale con 200 vivi, secondo me è la cosa migliore da fare. Ok, poi per il resto non c'ho più un belino, perfetto. Allora, mi hanno detto che se io adesso, per ipotesi, cazzeggio qua, no, come uno scemo, dovrebbe arrivare un amico, mi hanno detto. Vediamo se è vero. Secondo me qua sotto succede, perché questo qua mi sa proprio di arena da mini boss. Vediamo un po'. Vediamo un po' se arriva l'amico. Ma non c'è nessuno. Ma non c'è nessuno, ragazzi. Mi hanno detto una puttanata. Non è arrivato nessuno. Ma che cazzo? Vaffanculo, ma mi hanno mentito. Giuro che non ho giocato, giuro che non è che ho giocato mentre ero offline. No, no. Siamo rimasti qua anche la volta scorsa. Adesso magari rifacciamo il giro. Magari compare adesso se tipo faccio il cancello. No, scusate, basta lore. Dicevo, devi uscire leggermente dalla zona falò. Beh, io sono uscito dalla zona falò, ma non ho visto nessuno. Forse tipo se. Ma adesso faccio un po' zigzag. Vediamo un po', magari succede qualcosa. Ma. Io non vedo nessuno. Vedo solo del gran veleno, vedo. Ecco cos'è che vedo. Non c'è niente. Non c'è niente, ragazzi. Eppure, cioè, sono arrivato fin qua in fondo, eh. Non è arrivato letteralmente nessuno. Beh, che vi devo dire? Come minimo tutti pensavano fosse un incontro scriptato e invece non è così. E invece non è così. Allora, questi però, ecco, questi mi hanno già rotto il cazzo un po' subito. Via dalle palle e via dalle palle. Sì, ma hanno anche già colpito. Madonna, che due coglioni. Allora, esci ancora un po' nel veleno. Ma io esco. Io esco, sono anche avvelenato. No, però ragazzi, devo dire che siete bravi a darmi dei consigli. No, devo dire. Sì, siete dei grandi. Adesso sono avvelenato. Oh cazzo, è vero, eccolo qua, è arrivato. Attenzione perché è arrivato un cretino. Dov'è? Dov'è? Ah, eccolo! Ok, allora, prima di tutto, scusate, ma questi ci possono effettivamente rompere. Rompere il belino. Allora, oh, che cazzo! Ma questo è nudo! Oh, brutto stronzo, mangia questo! Toh! Piaciuto? Bene, non è finita, tesoro. Oh, cazzo, merda! Ah, sì? Dai, forza, forza, dai, non mi fai paura. Non mi fai paura, ti dico. Aia, ok, questo ha fatto male, però. Fanculo. Ma beccati questo. E questo. E questo. E questo. E questo. Oh, è morto? Spero di sì. Oh, è morto. Lo scemo è stato smerdato. Oh, bene, mi fa molto, molto piacere. Cosa ci ha droppato? Vediamo subito. Recupera il potere. Sì, umanità ottenuta. Ok, d'accordo, ma ero già umano, non è che. Ah, nel senso che non la torna più. Sì, io vorrei recuperare questo tesoro. Non è che. Ecco. Tre umanità e mannaia. Vediamola. Allora. 90. Sempre inferiore rispetto a. Come dire, rispetto alle mie mazze. Dove cazzo è? Forza insufficiente. Non la posso usare con una mano, devo usare entrambe le mani per forza. E se. Dicevo, e se lo facessi?
Però carino, non male. Non male. Quanto ci vuole per usarla con una sola mano? Dai, con sti comandi. Ci vuole 24. Boh, preferisco, come al solito, preferisco proseguire sulla via del randello. Mi dite anche di leggere la descrizione e va bene, Voca, leggiamo la sua descrizione. Vediamo la cazzata che c'è scritta. Andiamo a vedere. Allora, mannaia. Grossa mannaia impugnata dal cuoco, un morto mangia uomini, vabbè, insomma, lo chef. È più un attrezzo per cacciare e fare prendere via con la vera arma. Chi ha affrontato questa lama letale comprende l'impotenza provata dalle sue prede. Tutto qui? Poi cosa abbiamo? Cosa? Oh cazzo! Ok, questo piuttosto dovevo leggerlo. Uno spadone ricurvo impedite quest'arma ripristina i PV con ogni colpo. Vabbè che non è che mi serve particolarmente, però. Eh sì, infatti, vedi, ho letto adesso quella del server. Wow, sì, ma no, ma io voglio il mio randello, ma io voglio il mio randello, ragazzi, non mi interessa. Al momento, allo stato attuale delle cose, non mi interessa. Quindi, posso fare però un avanzamento di livello? Beh, a sti punti, alziamo di uno stamina. Così ho perfettamente bilanciato 20, 20 e 20. Non so perché, ma questo punto in più di stamina lo sento per qualche motivo. Sì, non mi sembra una cattiva idea. Sì, cioè, scudi, leggiti descrizioni di scudi, armature, eccetera. Io lo faccio a volte, lo faccio, ma altre volte volete proprio che sia sincero? Altre volte non ce l'ho per il cazzo. Non ce l'ho per il cazzo. Questo si letteralmente lancia la merda alla gente. Però dai, diamola un'occhiatina. Volendo potremmo usare tutte queste anime per fare boh, dei level up, ma chi se ne frega. Ma chi se ne frega. Allora, falcione. Sì, stronzate. Questo. Merda, merda. Gambari di magia di maglia, scusate, formati da bla bla bla. Sì, dai, non me ne frega niente. In ogni caso server è merda perché fa pochi danni e ti cura una miseria. Ah, ok. Non male, non male, però per il momento sono fedele alla mazza. Cazzata, 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 cazzata. Guardate su, deve essere la sebbene modifica, non offre resistenza al veleno. Ah, ma questi non erano male, c'avevano resistenza al veleno, ma che cazzo me ne frega, ma sì, ma non me ne frega proprio nulla. Dunque ragazzi, sentite, a parte tutto, a parte tutto. Abbiamo l'imbarazzo della scelta oggi, possiamo andare di lì, no, di lì da dove siamo venuti. Possiamo andare dove c'è quella, dove c'era quel mega quel coso lì dei ragni, no? Che cioè, sa proprio di boss ragno lì, che credo tra l'altro anche di essermelo spoilerato, credo ora che ci penso. Però non me lo ricordo bene. Allora, oggi abbiamo letteralmente. Ci vai a fanculo! Dicevo. Che abbiamo l'imbarazzo della scelta. Mi piacerebbe andare in un posto dove sono sicuro di incontrare il fabbro, ma ovviamente non c'è nessun posto dove tipo io sono sicuro che io sappia, intendo, di incontrarlo. Sicuramente chi ha giocato già questo gioco lo sa, però io che non ci ho giocato devo andare alla cieca, perché sennò non sarebbe una blind run, sperando che nessuno si offenda, anche se oddio, blind run, siamo più, come dire... Christian non è Blind Run in realtà, è Christian Run, ho dimenticato. Quindi, insomma, tecnicamente non devo spiegare niente a nessuno. Tecnicamente, però vabbè. Allora, ragazzi, dunque, qua abbiamo. E basta! Ma quanti cazzo sono sti imbecilli? Posso dire che letteralmente. Cioè, ti distrai un attimo. Ma non è che c'è tipo un alveare lì, scusate, eh? Ecco, cura avvelenata. Porca di quella puttana, ragazzi. Dai, cosa devo fare? Devo tornare lì, curarmi, questi nemici qua di merda respawnano, madonna ragazzi, che due coglioni, non te cat, anzi buonasera a proposito. Cioè, mi ha rotto il cazzo, è possibile che ogni volta debba... Wow, che cazzo, aspetta, che due coglioni, ed ecco questi sono tornati. Allora, sentite, sapete cosa vi dico? Che a prescindere io non ho idea di dove cazzo andare. Per cui, a parte il fatto che tu devi morire, dicevo che per cui, perché no? Ah, sono non unicamente infiniti. Ah, bene, bene, questo devo dire che mi fa molto piacere saperlo.
Allora, qua non è da dove siamo arrivati, qua è un altro punto. Vediamo cosa c'è. Se c'è qualcosa, effettivamente. Sì, sembra che possa salire, vediamo un po'. Non mi sembra di esserci stato qua. E se ci sono stato, per l'amor di Dio, fermatemi. Allora. Ah, c'è tipo un ascensore, c'è. Quindi, se io. Wow. Se io per ipotesi ti prego, dimmi che non è uno di quegli ascensori che adesso ci piega. Porca puttana, mi fa cadere di sotto, ti prego. Ti prego, Gesù. Ti prego. Ti prego. Ok, lo era, però meno male che mi hanno messo una piattaforma per salvarmi, grazie a Dio. Ok, posto nuovo, ok, bene, questo mi piace. Posto nuovo, e ovviamente stiamo salendo, quindi di nuovo no, mi aspetta un altro punto terribile. Un'altra volta, magari ci sono anche gli scemi con le cervotane. Mamma mia. No, però c'è un cretino qua, c'è un gaspone. Vabbè, aspettate, qua vedo già. Ma che cazzo, va. Allora, senti, tu levati dalle palle subito, 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 insisto. Ok, fuori anche. È morto qualcun altro? Cosa sto colpendo? Perché la telecamera fa così? Allora, oh, bene. Bene, forse è un bene andare qui subito. Ah, speriamo. Speriamo. Nel senso che poi finalmente ci togliamo di mezzo tutte queste zone sopraelevate del cazzo, che non sono divertenti, manco per il cazzo. Speriamo. Allora, qua ci sono delle scale. Sì, c'è una scala che va su, però prima voglio vedere cosa c'è qua. Perché vedo che qua la strada prosegue. Potrebbe esserci qualcosa. Sì, però. C'è uno di quei deficienti con la cervotana, ecco cosa c'è. Adesso io spero, mi auguro, che salendo qua su ci sia un modo per raggiungerlo. Mi auguro, perché sennò. È un problema, potrebbe essere un problema. Che stress, mamma mia. Vabbè, lo so che adesso arriva e cercherà di spararmi un'altra volta. Che poi dove cazzo è? Eccolo lì, il deficiente. No, brutto stronzo. Ma vai a far. No, no, ce n'è un altro! Merda, ma quanti sono? Mi sa che qua ce n'è due, non è possibile che sparino così in fretta, porca puttana. No! Scusate, ho urlato un po' troppo forte. C'è Calabrone! C'è Calabrone con il suo party di 13. No, grazie mille, caro. Grazie mille per il raid. In teoria dovrebbe partire un alert. Non so perché non sia partito. Probabilmente Twitch mi odia. Niente di nuovo. Ragazzi, vedo che tra l'altro nella chat è partita la commedia pesante, è partita, hanno detto il numero magico. No, hai sbagliato, e questo fa ancora più ridere, però effettivamente. Beh, caro, grazie mille per questo raid, grazie mille per questo raid, anche se almeno questo numero è divertente. Io, se posso dirti la sincera verità, non mi sto divertendo, ma proprio per niente. Credetemi ragazzi, cioè questo gioco veramente mi ha proprio già rotto i coglioni. Cioè adesso, no? Guarda, adesso c'è questo cretino con la cervotana. Eccolo lì, guarda, guardalo lì. Cioè io adesso come dovrei fare a ammazzare, come dovrei fare a passare indenne da questo e ammazzarlo? Tu dici, tiri su lo scudo, tiri su, no? Tiri su lo scudo e almeno pari il colpo. No, perché anche se tu tiri su lo scudo, se questo ti prende ti avvelena lo stesso. Anzi, non è che ti avvelena, ti diciamo iperavvelena. Porca puttana, io veramente, cioè non ho idea di come cazzo fare. Non ho veramente idea di come cazzo fare. Grazie mille, Tac, per il follow. Grazie mille anche qua. No, come anche qua. Effettivamente, di solito interagiamo da Calabrone. Beh, adesso per l'appunto te lo posso dare. Oh, che cazzo! Scusate, stavo per finire di sotto. Grazie anche a te, Sunny Frog, per il follow. Minchia, ragazzi, eravamo da 4 che eravamo stasera e improvvisamente siamo a 20. No, davvero. Grazie mille a tutti per il follow e grazie anche a te Calabrone per questo raid, anche se come puoi vedere, secondo me di divertimento non ce n'è tanto, non ce n'è tanto. È una run cristiana, ma insomma, per ora continua a essere cristiana, non so poi quanto proseguirà. Ho giocato così tanto ad Among Us che invece di fiaschetta esso ho detto fiaschetta sas, perché non c'è scritto così. Ah no, effettivamente no. Cioè, effettivamente no, c'è scritto sas più 2. Io ti devi provare a sopportare la tossina ed ammazzarli.
soltanto una volta eliminati questi non ti rompono più, sì, però che palle, cioè io questa cosa. Poi mi dovete spiegare, adesso voi mi dovete spiegare, ma perché? Perché io ho la balestra? Io ho la balestra come arma? No, non puoi mirare con la balestra, non si può. Per qualche motivo è evidentemente una cosa un po' troppo fantasy avere una balestra e mirare, no? Però i nemici che ti colpiscono dietro la parete, questo invece è perfettamente realistico. Cioè, io ragazzi, alcune cose veramente di questo gioco mi fanno di un incazzare, ma di un incazzare, ma non per la difficoltà, mi fanno incazzare proprio perché dico, ma perché? Mi fanno proprio dire perché? Capite cosa intendo? Capite cosa intendo dire? Il divertimento è finito? Secondo me è appena cominciato. Forse per chi mi vede, l'altra volta ero troppo incazzato, l'altra volta ho insultato questo gioco proprio tantissimo. Allora, perché le balestre fanno cagare qui? Ok, però magari mi possono servire quando è colpo a distanza. I nemici che mirano le colpiscono nelle ginocchia. Sì, ma guarda. Guarda, adesso vabbè, allora può darsi, unica spiegazione, vabbè, dai, allora tu mi dici, Voca mi suggerisce di sopportare il veleno, io lo sopporto, cerco di ammazzarlo, via, 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 vediamo un po' se riesco a evitarlo, questo stronzo, via, 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 che cazzo, ecco, vedete, già mi ha preso, non mi ha ancora avvelenato, non mi ha, ma ce n'è un altro, cazzo, ma, vabbè, sì, sono due, effettivamente, l'avevo anche visto, vabbè, ok, muschio purpureo, adesso questo, adè questo, ma dov'è? Ma dov'è? Ah, ecco lì sotto! È lì sotto il brutto figlio della merda! Aspetta, ok, aspettate, adesso scendo che. Aspettate che vado a fargli un discorso. Sì, ragazzi, però, cioè, guardate, cioè, ma guardate la vita! Guardate la vita quanto cazzo è diminuita! Cioè, ma ce ne. Ma qua continuano a colpirmi nel frattempo, ma ce n'è un altro che non ho visto? Un altro ancora? Cioè, ragazzi, dai, su. Va bene, non ho capito. Dai, ok, calma, calma, dai. Ah, è caduto, dici? Ok. Va bene, allora. Oh, porca! No, no, no! E dai, ci siamo già morti. Manco il tempo ad arrivarci, ma manco il tempo. Manco il tempo ad arrivarci, mamma mia, che due coglioni veramente stratosferici. Va bene, città infame, letteralmente La Spezia. Così ho perso anche l'umanità. Vabbè, d'accordo, dai. Ma vai a cagare, toh. Dai, levati un po' dalle palle, per favore. 169, avete visto? Momento risate, un'altra volta. Risate per gli altri, non per me. Allora, sì, qua mi sto avvelenando. No, no, aia! Vai. Cioè, ma guarda qui! Ma ti levi dai, coglioni! Ma ti vuoi levare? Porca troia, ragazzi! Vedevo, mi sto facendo del nervoso, mi sto facendo. No, che calma, calma, calma. Calma, non incazziamoci. Non incazziamoci così, è appena cominciata, per favore, non è il momento, dai, non è il momento. Ho detto che questa sera avrei cercato di rilassarmi. Devo quindi fare il possibile per mantenere. Non sta andando bene. Non sta andando bene proprio per niente. Devo, per l'ennesima volta, tornare al falò. Di nuovo, recuperare la vita, recuperare dall'avvelenamento. Io la. No, calma, 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 ragazzi, calma. Non devo, come diceva anche la matrigna di Cenerentola, non voglio che vi agitiate così. Cioè, non devo agitarmi così. Devo. Calma. Ok, adesso tiriamo. Facciamo. Ho detto. Adesso facciamo un bel respiro. Non tu, io lo devo fare. E levati dalle palle. Allora, fuori uno. Preso ammazzate nella schiena. Bene. Ok, calma, 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 tutto è tutto sotto controllo. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, è tutto sotto controllo ancora. No? E due. Fuori anche questa. Adesso ci sono i calabroni, ci sono i tuoi amici, no? Che per calabrone, non so se sei ancora qua, ma insomma, che stanno arrivando, ma io no, grazie. Quindi penso che salirò qua su. Voglio vedere che cazzo c'è qua sopra. Vediamo un po' se ce la faccio. Porca di quella puttana. Comunque, grazie mille. Comunque, a parte tutto, un altro dei motivi per cui ringrazio i nuovi followers è il fatto che grazie a loro avevo iniziato questa live incazzandomi perché avevo perso un follower, no? Ho detto, ma guarda un po' sto stronzo che mi ha defollowato. Ho detto, ma guarda, poi non sa cosa si perde. E invece, grazie. Ma io? Allora ragazzi, ma io questa, come dovrei prenderla? Come dovrei prenderla secondo voi? Come dovrei prenderla? Con filosofia? Ho anche perso tutte le anime adesso, perché sono morto un'altra volta, sono morto senza recuperarle. Cioè,
Io come dovrei prenderla, secondo voi? Vabbè, vabbè, con calma, di nuovo, con calma. Dicevo, avevo iniziato la live insultando chiunque mi abbia defollowato, e poi invece adesso non solo abbiamo recuperato il numero di follower che avevo per... Basta, ma... Dicevo, non solo ho recuperato il numero di follower che ho perso, ma l'ho anche superato, perché adesso sono a 191, quindi un follower in più. E quindi, insomma, veramente, devo dire che mi dovrebbe, questo in teoria mi dovrebbe spronare a fare del mio meglio, invece che fare il cazzone, no, come sto facendo finora, che manca una scivolata, che va con la scivolata come si deve, riesco a fare. Dovrebbe. Poi, a lato pratico, non lo so come va a finire. Dunque, adesso non facciamo i pirla come prima, non facciamoli, ok, non siamo stati dei pirla come prima, bene, ok, andiamo su, andiamo, ma almeno, domanda, ma vale la pena questo che sto facendo? Cioè, nel senso, ce l'ha poi qualcosa di effettivamente utile? Oppure mi dovrò incazzare per aver perso del tempo e basta. Mi auguro veramente, insomma, mi auguro che tutto questo poi, che diciamo, il gioco valga la candela. Mi auguro, allora, te ti devi levare dal cazzo subito. E sì, ne vale molto la pena, ce lo dici tu. Bocca, se lo dici tu, sappi che io te lo dico, se non ne vale la pena, morirai, cioè non c'è una minaccia, no, proprio muori, cioè, è deciso, è proprio deciso, nel dubbio incazzati. E io mi incazzo, ma quando mi incazzo qua ho notato che finisce male, no, devo respirare e rilassarmi, o almeno provarci. È essenziale, ma non ti dirò il perché, ok. Almeno poi War State, almeno sei già incazzato. Vabbè, effettivamente vista così, effettivamente ha il suo perché. No, dai, cerco, ci devo provare. È una run cristiana questa. Ve l'ho detto, è una run cristiana. Qui amiamo Gesù. Qui, guarda ragazzi, ma sono già tornati. Cioè, ma tu sono tornati entrambi. Non aveva detto che tornava solo uno. Volete dire che erano in tre? Non in due come credevo. Ma adesso anche qua mi dovete spiegare. Adesso ragazzi, basta. Adesso muori per favore. E speriamo che quello lì sia morto definitivamente, perché mi ha rotto il cazzo, ma proprio di brutta maniera. Ok, adesso siamo in tossicità. Ok, non ce l'avevo io lo strumentino. Sì che c'è. Oh, è finito di sotto. Bravo stupido. Ok, te lo sei portato dietro per 35, ok, vado a cena, divertitevi e buona bestemmia. No, qua non si bestemmia, però grazie Calabrone e buon appetito. Allora, dunque, dai, d'accordo, avete vinto, lo uso questo muschio di merda, lo uso. Adesso, tanto adesso lo dovrò riusare, ovviamente. Naturalmente, però almeno... Allora, almeno questo cane vorrei levarmelo dal cazzo. Non morire di nuovo, ti prego, dai, su. Dai, non morire di nuovo, per favore. Per favore, non morire di nuovo. Ok. Qua ce n'è un altro. No. Ti prego, curati, ti prego, ti scongiuro. Ok. Certo che loro potevano anche morire, cioè non sarebbe stato male, voglio dire. Fuori un altro. Ok, adesso l'ultimo rompicoglioni e poi li abbiamo ammazzati tutti, finalmente. E non tornano, anche se tipo io vado al falò, non ritornano. Era ora, che poi mi fa ridere perché mi danno il muschio purpureo, che non serve contro il loro malus, non serve a niente. Allora perché me lo dai? Cioè, perché mi fai droppare questo schifo? Fammi capire. Dammi una spiegazione valida. No. Ti prego, curati, ti prego. Dai, ti prego, ti scongiuro, curati, ti prego, ti scongiuro. Perché sono morto? Ma sono morto un altro. Vabbè, ok, sì, sono morto. Però non ci sono più quelli lì con la cerbottana. E vuol dire tanto. Dai, ok. Il più. Ok, ragazzi, il più è fatto. Il più era eliminare quelli lì.
Ora che abbiamo eliminato quelli lì, non c'è più il rischio di subire tossicità. Sì, i cani sono tornati, ma i cani non sono un problema. Adesso mi sento meglio. Cioè meglio, insomma. Mi sento più tranquillo, quantomeno. No, perché adesso vado dritto e non c'è problema. Adesso torniamo un'altra volta lì. In realtà possono droppare anche altro. Ma ti ha detto sfiga, che strano. Allora ragazzi, dovete sapere che io comunque sia, cioè mi sembra di avere una maledizione in questo gioco. La zona con i carabinieri, ah no scusa, con i cerbotanieri ti dico che è secondaria, ma ha qualcosa di importante. Ok, guarda, ti ringrazio davvero molto per avermelo detto. Fanculo l'esplorazione, fanculo il dire, ma devo andare di qua, devo andare di là, no, voglio esplorare, voglio... No, non mi interessa, ragazzi, a me... sì, so che io ve l'ho già detto anche le altre volte, a me non mi interessa. Non... Di nuovo, anche questo, cioè anche questo me lo dovete spiegare, anche questo. Mi spieghi perché io devo cadere in questo modo? Cosa ho fatto adesso per cadere così? Cosa ho fatto? Non mi sono piazzato quel millimetro in più che serviva per salire lì sopra? Cioè, ma io devo fare un'intera live così? È andato giù pure a voi? Sì, è andato giù a tutti. È andato giù a tutti, mi sono accorto di aver lagato. Io ragazzi, no, io questo gioco, credetemi, mi sta piacendo, sì, cioè sì, non è male, ma per certe cose, cioè, non è male il concept, ma ci credete che per certe cose credo di essermi trovato meglio in Demon's Souls, per certe cose. Ok, Demon's Souls non ce l'aveva il falò, effettivamente, quindi posso dire che era un po' una rottura di scatole, perché ogni volta dovevi ricominciare dall'inizio, però non so perché. Probabilmente mi sono trovato... Io fatto sta che in Demon's Souls io non ricordo di aver avuto tutti questi problemi. Cioè, ce li ho avuti, ma solamente all'inizio. Poi, superato l'inizio, sono andato sempre abbastanza liscio. Devo essere sincero. Qua, poi da piattaforma sarei dovuto scendere di più, ma si riconosce che l'ascensore in particolare è una merda. Sì, perché, cioè... Vedete che riconoscete anche voi che, cioè, che questo gioco qualche problemino ce l'ha? Vedete che lo riconoscete? Sì, ok, avrà sicuramente. Ha sicuramente i suoi pregi, però vi dico la verità. Per ora mi sta lasciando, come dire, meno impatto rispetto a quanto me ne abbia lasciato Demon. Forse perché per l'appunto è stato Demon in primo. Potrebbe essere questo. Però. Comunque, allora, abbiamo ammazzato tutti quegli stronzi. Lì c'è qualcosa. Anche qua c'è qualcosa. Sì, c'è un Ma io, ragazzi, non ho parole. Ma io, ragazzi, veramente, non ho parole. Io mi sto troppo incazzando. Ma siamo sicuri che ci dovevo andare adesso, io a sta zona? Ci devo andare proprio adesso. Proprio ora. Cioè, io veramente mi sto facendo delle serie domande. Abbiamo qua Anima Guardiana del Fuoco. Grazie, molto gentile. Abbiamo un altro imbecille con la cerbottana, l'ennesimo ragazzi, assurdo, ma veramente assurdo, io, cioè, poi questo cosa che ti beccano, ti fanno tutti questi danni, cioè, veramente, poi uno non si deve incazzare, io ci provo a non incazzarmi, questo gioco finora non mi sta venendo incontro. Bevi da sta merda. Allora, di nuovo. Usalo, perché sennò poi è finita. Ora che l'hai presa puoi non andare mai più. Ah, era quello lì l'oggetto, vuoi dire? L'anima guardiana del belino? Vuoi dire che era quello? Cioè, solo quello. Io onestamente sono un po' deluso, mi aspettavo di più, devo essere onesto. Però lì sopra ho visto che c'è qualcos'altro, Comunque. Che ne dici di bere da quella tua fiaschettina di merda, coglionaccio? Fanculo e fanculo! Ok, questa zona, ragazzi, veramente un palo in culo così, davvero, io non ho parole, cioè... Oh, vaffanculo! Ragazzi, incredibile, finalmente abbiamo ammazzato tutti. Finalmente. A parte quel cretino là in cima con la cerbottana. Ma c'è mica qualcos'altro? No. Qua no. Però lì sopra sì.
lì sopra c'era il deficientello con la cerbottana, vediamo cosa procede, vediamo cosa possedeva, speriamo, qualcosa di utile. E il resto della salita non ha queste cose. Ma me lo auguro. Madonna, che incubo, ragazzi. Che punto di merda. Che punto di merda. Ma proprio, vabbè, allora, calma. Adesso, eccolo qua. Eccolo lì. Questo si crede intelligente. Non è così. Va bene. Adesso questo. Cioè, spiegatemela. Spiegatemi questo. Voi mi dovete spiegare questo. Me lo dovete spiegare. Perché? Perché deve fare così? Perché deve succedere? Perché deve succedere questo? Perché? Non ce la fa a dargli una randellata normale, no. Deve colpire la parete così e rimbalzare tutto all'indietro in questo modo. Però l'abbiamo ammazzato. Ce l'abbiamo fatta. Li abbiamo ammazzati tutti, finalmente. Finalmente! Adesso vediamo che cazzo c'è lì sopra. Prima di andarcene via da questo posto e dimenticarcelo per sempre. Vedi, ragazzi? Avevo detto che sarei stato tranquillo stasera. Oserei dire che sto fallendo. Oserei dire. Ho già perso la mia tranquillità. Anima cavaliere valoroso, vabbè, dai. Vabbè, abbiamo preso tutte ste stronzate. Abbiamo preso, no? Mi fa piacere. Spero che quell'anima di merda serva a qualcosa. Ma adesso andiamo qui sopra, perché effettivamente qua la strada prosegue e qua non ci siamo stati. Ricordati che è il calcio quando vuoi spingere qualcuno. Sì, più che altro anche se qualcuno c'ha lo scudo. Com'è che si faceva poi? Chissà come lo so. No, scherzavo, non me lo sono dimenticato. Adesso ci riprovo e la memoria muscolare farà il resto. Allora. Tipo, era così, no? Era. No, ok, non era così. Vabbè, pazienza. Vaffanculo, me ne ricorderò poi come si fa. Allora, sistemato pure questo. Questo, ragazzi, perché arma a rischio? Perché arma a rischio, ragazzi? Ce l'ho consumata così tanto? Ma non mi sembra. Però a quanto pare, sì, a quanto pare l'ho straconsumata. Durata 30 su 100. Minchia, l'abbiamo smerdata in questo modo. Vabbè, adesso guardo su, poi vediamo, eh. Poi vediamo da farsi. Qua niente, attacco in salto ma con errore. Ok. Ah, ma qua siamo dall'altra parte dove c'era quella merda, quella specie di squid, zio squiddy lì, che cazzo è? Che non abbiamo capito cos'è. Oh, vabbè, più o meno ho capito dove sono. E qua cosa c'è? Vediamo. Chiave rovine di Petilondo. Ok. Mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere, non ho idea di... C'eravamo stati, mi sembra, non era al posto con gli spettri. Mi pare. Oh, questo chi è? Oh cazzo, c'è di nuovo uno di sti stronzi. Attenzione! Che... Attenzione. Attenzione perché non è gentile. Non è gentile. No. Aia. Avvelenato. Ragazzi, ho un head. Ok. Sì, oh, bravo, urla come... Non gli ho fatto niente stavolta! Merda. Mi fa molto ridere sta cosa. Cioè, vorrei mi facesse ridere, no? Non fa ridere proprio per niente. Ma quanto c'hanno di resistenza questi? Ma porca di quella puttana! Sono morto. Ragazzi, sto morendo. Ragazzi, che dire, sto morendo. Che cosa è successo? Dove sono? Perché sono finito qua? Come dovrei fare adesso uscire da questo punto? Domanda. Probabilmente dovrei fare un attacco con salto. Ma sono bloccato, ragazzi. Il gioco ha deciso che devo rimanere bloccato tra queste piattaforme. Aiutatemi, vorrei dire. Questo è quello che vorrei dire. Non c'è... Ragazzi, sono bloccato. L'arma fa meno male perché è quasi rotta. Ah, ok. Ragazzi, adesso però c'è un problema. Io vorrei morire, vorrei morire, ma il gioco mi ha incastrato qua, signori. Come dovrei fare, secondo voi? Cioè, adesso, spiegatemi, come dovrei fare io, tecnicamente, a uscire di qua? Meno male che ho il veleno. Ragazzi, meno male che ho il veleno che mi ammazza.
No, osso del ritorno, non serve. Non serve, ragazzi. Ma a voi sembra normale questo? Cioè, vi faccio una domanda. Faccio una domanda, ragazzi. A voi sembra normale una cosa così? A me non mi sembra normale. Cioè, a me non mi sembra normale per niente. Adesso mi finisce l'avvelenamento. L'avvelenamento mi uccide, ovviamente. Meno male. Per la prima volta sono contento di avere il veleno. Perché se no, io non lo so come facevo a uscire di qua. 3 ore bloccato qui. Ragazzi, è normale, secondo voi? Secondo me non è normale. Ma non lo è, proprio, ma non lo è proprio per niente. Cioè, io trovo assurdo che la gente sembri non fare, sembri proprio far finta che questo gioco, questi difetti così, non ce li abbia. Cioè, io veramente, boh, vabbè, allora sentite, io, vabbè, lasciamo stare, no? Perché poi sento, dai, ripariamo l'arma per favore, perché dove ti faccia rispuntare le ali, non mi interessa, riparo l'equipaggiamento e buono. Ecco fatto, equipaggiamento riparato, ripariamo anche questo, così ci togliamo il pensiero e via. Però ragazzi, vabbè, dai, d'accordo. Comunque, se non altro, abbiamo preso la chiave. Adesso voglio, ormai però ragazzi, abbiamo deciso di esplorare quel punto. Abbiamo deciso di esplorare quel punto, io vorrei vedere cosa c'è lì in fondo a sti punti. Se magari questo non mi colpiva, mi faceva un piacere, faceva una grande cortesia, mi avrebbe fatto, devo essere proprio onesto, però si va avanti, dai, si va avanti, nessun problema. Adè di nuovo sta piattaforma, vediamo, vediamola sta piattaforma, che versi che fa. Vabbè, dai, calma, calma, forse sono io che mi sto facendo troppo prendere dal nervoso del momento. Allora, andiamo su, andiamo. Andiamo su di qua adesso. Grazie a Dio non dobbiamo più farci quel pezzo terribile. Che angoscia, mamma mia, ragazzi. Comunque, a parte queste stronzate, a parte tutte queste stronzate, che dire? Ecco, no, parliamo di attualità, parliamo effettivamente di attualità, cosa che non facciamo mai, effettivamente, cosa che non facciamo mai, effettivamente. Avete visto, ragazzi, che hanno annullato, cioè, attualità relativamente, cioè, non è che. Avete visto, ragazzi, che hanno annullato il Festival dell'Unicorno? Quello lì, un altro festival certissimo che c'era, che ci fosse, no? E il sindaco ha detto, lol not, ha detto. E quindi annullato. Io in realtà mi ero completamente dimenticato della sua esistenza, devo essere sincero, anche perché non ci sono mai andato a questo festival dell'unicorno. Però non è che mi lasci un buon presagio per Luca, devo essere onesto. Non me lo lascia proprio per niente, a parte che, cioè, devo dirvi la verità, dopo aver visto, no, i prezzi, questo non so se prenderlo, lo prendo? Sì, dai, preso. Dopo aver visto, ragazzi, i prezzi che hanno fatto per Lucca, io tipo porca puttana, sono andato veramente, io mi sono vergognato, devo essere sincero. Praticamente, nel caso ve lo foste perso, dopo aver annunciato Lucca, i prezzi delle stanze sono saliti, delle stanze degli hotel sono saliti, tipo, ma si parla tipo di 1.000 euro per 4 notti. Ma voi siete scemi, ma voi siete scemi, ragazzi. Cioè, ma come puoi pensare che ho dovuto Lucca, cioè, valga una cifra del genere? Secondo me è da pazzi. Secondo me veramente è da pazzi. Io non lo so. Luca, io manco ci provo, forse l'anno prossimo. Io, guarda, ti dico la verità, io sono vicino, perché io sono da Spezia, cioè, letteralmente. Wow! Merda! Merda, merda, ok ragazzi, momento però di concentrarsi, perché questi vogliono il mio culo, aspettate un attimo, cerchiamo, cioè, proviamo a concentrarsi, ora che quello lì è distratto. Ora che quello lì è una merda, wow. Attenzione, wow. Ok, questo qua continua a ruttare, adesso vi rispondo, ragazzi, scusate, ma wow, questi qua proprio vogliono il mio culo. Lo vogliono. Sì, però, wow. Wow!
cazzo, devo riuscire, vorrei riuscire a uccidere questo, almeno. No, non si può. No, sì, dai, l'ho ammazzato. Adesso questo qua da solo dovrebbe essere più facile. Adesso vi rispondo, Aia, ma perché mi ha preso? Perché ha fatto tipo... Cosa sto facendo? Domanda. Cosa sto facendo? Perché sono così stupido? Ok. Ammazzo questo e vi rispondo, Ammazzo questo e ve lo giuro, vi rispondo. Oh, che... Ma, aspettate, Madonna, ragazzi. Ma ti levi dai coglioni. Ti levi dal cazzo. Ecco, vedete, mi sono incazzato. Nel momento in cui mi sono incazzato, l'ho mancato. Questo è quello che succede. Mi becco anche una mazzata nei denti. Mi becco. No, ti prego, direi tu stesso, ti prego, non morire. Oh, bene. Oh, grazie a Dio. Grazie a Dio, porca puttana. Dai, li abbiamo ammazzati. Mi curo anche dal veleno, mi curo. Oh, meno male. Allora, il cosa? Sì, il Festival dell'Unicorno, ma se esiste, non so se si fa... A Vinci si fa. Si faceva, effettivamente. Io non ci sono mai stato, me ne hanno sempre parlato bene. Occasioni, anche quella, per fare cosplay, un sacco di gente ci andava, sembrava che si facesse, invece non si fa. Luca, io manco ci provo, forse l'anno prossimo, diceva Tac. E io dicevo, infatti, che vabbè, sono nelle vicinanze, quindi... Un salto probabilmente ce l'avrei fatto, perché non devo dormirci, cioè è letteralmente mezz'ora di macchina e ci sono. Quindi dire, no dai, mezz'ora no, 40 minuti, 40, 45 massimo di macchina e ci sono, si può fare. Però, insomma, l'idea di andarci, ma farci un salto effettivamente, ce l'avevo, senza biglietto ovviamente, come al solito. Ma però se vedo che non viene nessuno, fanno sti prezzi, vedo che non viene nessuno, cioè ciao, io... Lascio stare, sinceramente, non è... mi dispiace, perché mi dispiace, però d'altro canto capisco anche che uno i prezzi, due la situazione che ho un po', cioè io per allora avrò già due dosi di vaccino, hai voglia, però mi rendo anche conto che insomma, come sicurezza, comunque sia, siamo sempre un po', ma non so quanto ci sia da fidarsi effettivamente. Luca deve andare a cagare, ok, cut, diretta, no? Non sono, posso dire di essere tutto sommato abbastanza d'accordo. Allora, 1000 euro piuttosto dorme in un cesto chimico. Sì, ma se non ci credete andate a vedere i prezzi delle stanze, sembra che stia esagerando. Io sono di Milano, quindi per me o hotel o nada, però 1000 euro vai, sì, assolutamente, ma io vedrò. Io analizzerò un po' la situazione. Tra l'altro sono preoccupato perché in generale vedo che c'è un po' una risalita dei contagi, no? Vedo in questi giorni nulla che non ci si aspettasse, eccetera, eccetera. Cioè, insomma, si sapeva. Però, Valle dei Dragoni? Ma qua ci siamo già stati? O meglio, ci siamo stati ma dalla parte della foresta, non lo ricordo. E mi ricordo che non era un punto simpatico. Vediamo se stavolta è ancora... poco simpatico oppure si è fatto più divertente. Qua c'è un ponte. Oh, che palle sti bivi. Oh, ecco, io lì già vedo qualcosa. Dicevo, nulla che non si sapesse, perché però adesso vediamo effettivamente cosa faranno poi con le zone, che adesso anche lì non si è capito. Prima hanno detto che i trasporti vediamo a settembre da farsi con i trasporti, eccetera. Adesso però, di nuovo, si sta varando l'ipotesi di modificare la cosa per quanto riguarda i trasporti a lunga percorrenza, quindi i treni, per l'appunto, che so, veramente da Milano, che so, a Spezia. E lì, effettivamente... Ah, eccola qua la chiave delle rovine. Chiave Petit Rovine. Vediamo un po' cosa c'è qua. Sento che me ne pentirò, però andiamo a vedere. Poi se quello che fa schifo, arrivederci. Rovine di questo qua che ci... Ma è morto o è vivo questo qua che sta chillando? Boh. Vabbè. Ma qua... Ah, ma ho capito dove sono! Ma qua tipo è letteralmente il punto iniziale! Se io adesso vado qua... beh, allora ragazzi, io posso essere sincero con voi, io approfitterei subito di quel falò, del falò che c'è nelle vicinanze. Abbiamo sbloccato una shortcut e io direi di approfittarne subito. Ma sapete, proprio subito. Dicevo,
Per il tuo bene di prendere. Ecco, nulli. Ok. Non vi ho letto come avrei voluto fare, ma vabbè, comunque sia, qua c'è una scorciatoia, quindi non credo di aver fatto male. Non credo proprio di aver fatto male. Sono tornato al santuario di sto cazzo. Tutto perché sti boomer di merda non si vogliono vaccinare. Sì, ragazzi, io davvero non. Il fatto è che tu è gente che davvero tu. Ma qua non c'era la tizia una volta? Perché non c'è più? Morta? Cappuccio, tutta roba sudicia. E gonna macchiata di sangue. Più globo dell'occhio nero. Morta. Morta. Ama. Morta. No, non l'ho capita. Perché sta cosa? Cioè no, il perché io lo so. Perché effettivamente. Mi ricordo che aveva detto tipo che ci davano. Qualcosa ci davano effettivamente. Non me lo ricordo. Con l'estus. C'era effettivamente un discorso così. Beh, ci sono rimasto male. Non mi aspettavo morisse davvero. Vabbè. Peccato, cosa mi dà? Delle merdate. Quindi ho dovuto manco dire. No, questo non sembra male. Cazzo! Questo non è male per niente. Non è male. Diminuisce un po' quello, però no. Veste su di ce la voglio. Questi no, non mi interessano. Potrei andare in giro in gonna. Ma non sembra male. Cazzo, non sembra male, no, io me la metto. Non male, dai. Non sembra affatto male. Ok. Leggi le descrizioni. Magari fossero soli. Ci sono anche giovani che non ne voglio sapere. Io, per esempio, ho un mio collega che è lì che dice che più che altro vorrebbe farselo, però allo stesso tempo non si fida perché dice: ma se succede qualcosa, lo Stato, tipo, tutti fa firmare che si libera dalle responsabilità, devono morire, eccetera. Però, insomma. Sai cosa mi sembra? Mi sembra un po' veramente uno di quei casi, no? Come si dice qua, non so se si dice anche da voi, tagliarsi il cazzo per fare il dispetto alla moglie, onestamente, quindi non saprei proprio. Cappuccio indossato dalla guardiana, ah, si narra che fosse cappuccio, no, che il fumo e la cenere nel falò l'avevano scurito, va bene, d'accordo. Ecco, ho sbagliato, scusate. Ma che cazzo sto facendo? Madonna, ogni volta sto menù. Vediamo. Cos'è che diceva? Cappuccio su, dice questo qua è quello che ho appena letto. Beh, si narra che così, si narra che fossero bianchi, venivano scuriti. Beh, ok. Non mi sembra niente, che abbia dato niente di che, però se non mi sbaglio aveva dato anche quella specie di occhio, o me lo sono sognato? Aveva dato tipo un occhio, una cosa strana. Dov'è? Andiamo subito a vederla. Eccolo qua. Invadi il mondo di un uccisore di una guardiana. Il mondo di un guardiano sconfitto per reclamare l'anima. Ah, interessante. L'occhio nero veglia costantemente sulla città di Anor Londo. Bene, ok. Direi che non mi serve per ora. Allora, non conoscevo questo modo di dire. Ah, ok. La descrizione dell'occhio nero dovrebbe dare più info. In caso non ti venga detto, lo dico io che è successo. Sì, che non mi ricordo. Me l'aveva detto, ma non mi ricordo una sega, non mi ricordo. Tanto poi come posso andare a rivedere anche nelle vecchie live. Sì, in poche parole posso andare da qualcuno che come me, che stronza come me, è ammazzata la guardiana, d'accordo? Did you Che see dici tu? Sì? that virtuous little man, complete with Quella thorns che è in appena his morta? hair? They're probably going straight to bloody graves. I've heard enough about Sì? believing what absolute. Sì. Dai, qualche altra stronzata da dirmi? Have you been to the ruins of New? Just head down the stairs Sì. and take the lift. It was once an undead city. Sì. You may find it, Sì. Che unless the ghosts. cazzo ridi, come al solito? Qualcos'altro da dirmi? How did that nutty sorcerer look unexpected? But I suppose stranger things Stranger Things, avete sentito? Ha chiaramente citato la nota serie TV televisiva. Inoltre ti vorrei chiedere, le cose passate qui in zona c'erano degli NPC che ora non ci sono più? Per me è morta la colpa del vaccino. Ora controllo. Ma mi sembra di sì, mi sembra. La guardia. Cosa? Cosa? Che bastardata! Ma che bastardata è? Io ero venuto fin qua per riparare, per cosare. E adesso? Sono rimasto fregato.
Sono rimasto fregato, ragazzi. Ma letteralmente, ho fatto tutta questa strada inutilmente. E tu chi sei? Come va? Chi era più questo? Sono contento. Hai ragione, trovo la magia nauseante. Vado retro. Ma ho detto di no! Ora sei un piromano sugli effetti. Ma non mi interessa. Ciao, non mi interessa. Sì, 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 tranquillo, non me ne frega niente. Come backup vai dal falò del... Il falò del fabbro? Dove cazzo è? Dove cazzo è? Ma l'ascensore è lo stesso, quello di giù, quello dove ero anche prima. Sì, vero, intendi quello. Cioè quello da cui sono venuto. Ah, è vero che c'era, ora che ci penso. Sì, 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 ok, ora me lo sono ricordato. Ora me lo sono ricordato, hai ragione. Hai perfettamente ragione. Ma no, quello della chiesa, fino lì devo andare. Ma non ce n'era uno anche tipo a Petit Londo? Petit Londo, come cazzo si dice? Va bene, dai, andiamoci da sto fabbro, capito. Ci vado, d'accordo. Effettivamente. Oh, la gang. Che si dice, eh? Mi dicono stronzate. Sì. Questa chi è? Sì. Sì, va bene. Ma qua c'ho da parlare con della gente. Sì, d'accordo. Poi. Sì, sì, sì. Va bene. Scusate ragazzi, mi sto facendo due coglioni così, mi sto facendo a leggere questi dialoghi. Letteralmente non me ne frega niente. Oh, bene, sono contento. Non so cosa hai detto, ma non me ne frega un cazzo. Allora, bene, vado su. Mi ha rotto il cazzo, ragazzi. Mi sono rotto il cazzo io di leggere. Io voglio giocare, porca di quella puttana. Allora. L'ascensore era questo, vero? Sì, era questo, effettivamente. Ok, mi ricordo vagamente. Fanno parte di una cosa che neanche stai seguendo, quindi state con uno 7 pagine. Meno male. Meno male, ragazzi. Io non ho voglia di leggere questi discorsi qua. Io sono qua per il sangue. Io sono qua per il sangue, basta. Non me ne frega niente. Allora. Sì, domanda. Il fabbro dov'è che era, tra parentesi? Che me lo sono completamente dimenticato. Era di qua, mi sembra, no? Oppure adesso sono un cretino, sto tornando indietro. Mi sa che sto tornando indietro. Però io, scusate, no, ma io mi ricordo che di qua ci fosse qualcosa, effettivamente, scusate. No, sto tornando indietro. Ok, ho completamente sbagliato. Dove cazzo era quel fabbro lì, ragazzi? Non me lo ricordo. Non me lo ricordo assolutamente. Vai dritto dopo l'ascensore. Speriamo che sia lì. Adesso ci va, adesso vediamo, eh. Adesso vediamo. Comunque, tornando a noi, di cosa stavamo parlando prima di questa parentesi decisamente spiacevole? Stavamo parlando di Lucca, della festa del unicorno, dei contagi che stanno risalendo. Stavamo parlando di quello, effettivamente. Vai dritto dopo l'ascensore. Beh, carissimo, io l'ho fatto. L'ho fatto, ma non c'è nessuno. Quindi, no, c'è qualcuno, ma non è carino. Ma tu dici di qua, Locca? Tu stai dicendo di qua oppure ho sbagliato strada? Perché io così ho fatto, cioè io sono uscito dall'ascensore e letteralmente sono andato dritto, però qua non c'è nessuno. Dove cazzo era quel fabbro di merda? Morris continua dritto, per l'amor di Dio. Di qua? Quello da... Oh, che sto facendo? Era di qua, no? Sì, era veramente di qua. Ok, io già me l'ero dimenticato tutto. Grazie Voca per il supporto. Hai reso questa run un po' meno insopportabile. Allora,
Oh, qua il falò effettivamente c'è, mi fa piacere. Non so se prenderlo. Sì, converrebbe in realtà. Però aspetta, allora. E adesso, ragazzi, spiegatemi cosa. Spiegatemi cosa dovrebbe impedirmi di prendere questo randello e rinforzarlo veramente a più 200. Sì. Ah, sì? Va bene, io te lo do, te lo presto. Ok, va bene. Non posso far evolvere niente. Inizia molto male questo tuo... Inizia questa tua... molto male questa tua proposta. Allora, questo qua, cazzate, mamma mia che palle. Allora, vediamo, potenzia arma. Non ho i materiali richiesti per forgiarlo, mi manca una titanite, mi manca. Potrei anche aumentare questi, però fanno schifo. Da qua. Velocemente anche. Sì, ora ci siamo. Ora questo randello ha la stessa potenza d'attacco della... ha la stessa potenza d'attacco della mazza grande. Ma questo secondo voi dovrebbe impedirmi dal potenziarlo ulteriormente? Sì, sta zitto. Dicevo, dovrebbe impedirmi dal potenziarlo ulteriormente, perché questa è proprio una bella battuta. Sì, da qua, da. Da, amico mio, veloce. Allora, usiamo ancora le anime, ragazzi, questo randello adesso diventerà una cosa veramente mai vista prima. Usa, non ti preoccupare, usa... Ops, forse esagerato, vabbè. Vai, potenzia ancora. Ma certo, è diventato randello più 5. E non posso potenziarlo ulteriormente? Ma certo che posso! Randello rinforzato più 6, sì! Ma cosa mi impedisce di potenziarlo ancora? Assolutamente niente! Randello rinforzato più 7, potremmo effettivamente potenziarlo ancora! Randello rinforzato... Sì! Ragazzi, randello rinforzato più 874 d'attacco! Ora, improvvisamente, mi sento molto, molto, molto più a mio agio in questo gioco. E non è finita, perché volendo, se prendessi ancora delle titaniti grandi, potrei effettivamente portarlo tipo a 7.000, potrei buttarlo per a parte le belle anime che ho, potrei portarlo a più 9, un bel 184 d'attacco, sì. Sì, ora mi piace, ora veramente sì che le cose mi piacciono. Il tizione che l'avevi preso... Ah, ok, chiaro cosa serve. Adesso ragazzi si ragiona. Adesso è come se si ragiona, ma prima ecco, facciamo un po' un avanzamentino di livello. Cosa mi dovrebbe impedire di aumentare ulteriormente la forza, secondo voi? Cosa me lo dovrebbe impedire? Niente! Ma assolutamente niente, ragazzi, assolutamente niente. Proprio nulla. Ragazzi, il prossimo boss è proprio letteralmente bonk, appena ci arriviamo, ve lo dico io. Bonk in testa e silenzio. Adesso, se non altro, tieni un'arma buona per Blighttown. Guarda, onestamente... In quel posto lì, la città infame, penso di essermela cavata anche troppo bene per quello che avevo. Devo essere... Oh, ma guarda un po', c'è qualcuno che si è offerto di fare la cavia. Sì, non ti preoccupare, amico mio, non succede niente. Questo convinto, Questo qua convintissimo, qualche cosa. Sì, stai tranquillo, amico, vai tranquillo. Ah, sì, che bellezza. Ora sì. Ora ragazzi, sì, ora si ragiona. Ora veramente si ricomincia a giocare come voglio io. Porca di quella puttana. E vabbè, insomma ragazzi, comunque tornando a discorsi semi-seri. Vedremo un po' come cazzo. Anche lì, che tra l'altro ragazzi è veramente incredibile. Tornando al discorso vaccini, no? Ragazzi, io veramente dubbio, non so se esiste in Italia una regione
che con i vaccini ha fatto più cagare della Toscana. Cioè, ragazzi, è veramente incredibile. Io mi domando com'è possibile. Vi dico solo che, cioè, ho una mia amica che deve ancora fare la prima dose. Ma è assurdo. Ce l'aveva a fine agosto, ce l'aveva l'appuntamento. Porca puttana, ragazzi, ma vi rendete conto? Cioè, qua in Liguria invece, addirittura io l'ho potuto anticipare. Per farvi capire, dovrei avercela la prossima settimana. Adesso mi richiamano per dirmi qua un giorno preciso. Cioè, la Toscana veramente ha fatto stracagare a sto giro. Mi dispiace, ma proprio inutile che. Cosa sto facendo? Sono un cretino. Dicevo, inutile che dico un tanto, ma veramente assurdo. Veramente ridicolo è stato. E qua, guarda, in Liguria, devo dire la verità, di solito siamo dei cazzoni, eh. Di solito siamo dei deficienti, però devo riconoscerlo. Cat Stream Elements mi chiede di moderare il tuo messaggio, ma io non lo modero, anzi lo consento, perché hai detto solo la verità. Qui in Sicilia giù di un mese massimo abbiamo fatto, e io sì, ma ve l'ho detto, qua abbiamo fatto presto, cioè stranamente siamo stati bravi, devo dirlo. In Liguria, anche alla Spezia, devo dire, mi hanno gasato a sto giro. Io mi sento fortunata perché la Lombardia è partita malissimo, ma adesso è tutto organizzato mega bene, vero? Ma secondo me anche perché, non lo so, forse per l'appunto volevano per l'appunto recuperare dal casino che hanno fatto in precedenza, probabilmente. La Lombardia era messa malissimo, eh. Si vede che c'è stato il Redemption Arc della Lombardia, questo è vero. Hanno fatto schifo qua, il Veneto. Praticamente a giugno hanno aperto 12 più. Quindi fino ai 40. Puoi immaginare la merda. La merda che io. Sì, immagino. 200.000 intasamenti. Non sono sicuro di voler immaginare. Comunque, ragazzi, allora siamo alla Valle di Dragoni. Ok, scusate se mi astengo un attimo dal parlarvi, però voglio vedere. Effettivamente, che cazzo c'è qua adesso? Domanda. Lì un velino, apparentemente. Meno male. Però di qua effettivamente io ci potrei passare. Non so quanto ne valga la pena, ma non esiste nemmeno la cosa che ti chiamano loro, ti danno la responsabilità e scegli tu giorno e ora. Anche qua c'è. Però c'è la cosa che anche qua c'è la cosa così. Però io ho telefonato perché mi hanno dato una mail, che mi aveva detto che se io scrivevo a questa mail potevo anticipare il vaccino. Effettivamente, la mail dell'ASL, effettivamente, avevo in teoria il vaccino, la seconda dose prenotata il 25 agosto, e invece... Cos'è sta roba, ragazzi, scusate? Cos'è sta merda? Ma meno male che è morto. Che cazzo è sto schifo? Io me ne sono accorto solo adesso. Vabbè, insomma, ho provato il 25 agosto e... Via. Ok. Io, ragazzi, credevo fosse morto quello. Non era morto, però cazzo, aveva un sacco di roba utile. E se ci riprovassi? No, non ce la posso fare, probabilmente avrei dovuto fare una corsa subito. Esatto, quindi qua non ci passo. Meno male che è morto, Cito. Sì, effettivamente. Cioè, ero convinto, mi sembrava cazzarola sfatto, no? E boh, sono un cretino, avrei dovuto muovermi e prendere tutto subito. Però quella spada lì l'ho presa. Che cazzo era, tra l'altro? Spada leggera di Astra, spada leggera, ma vai a cagare. Spada leggera. Niente può fermare il mio randello. Ma morto è morto, sì, tecnicamente è così, però. Di qua abbiamo appurato che non c'era un cazzo, vero? Sì, non c'era proprio un cazzo qua, ragazzi, veramente. Momento pro game. Assolutamente. Non c'è un cazzo qua. Non c'è niente. Beh, ma io sono contento, io sono estremamente contento, perché così facendo non abbiamo più la responsabilità di esplorare questo punto. Adesso possiamo tornare indietro. La domanda è, da dove siamo arrivati? Da qua, sì, da qua, era da qua, scusate.
proviamo subito il nuovo randello, vediamo un po' cosa fa contro questi, contro lo chef. Chef, lo so che ci sei, lo so che ci sei, tesoro. Eccolo qui, eccolo qui. Oh, vieni un po' qua, vieni, vieni, non aver paura. Non aver paura. Oh, ma che strano, come mai fa così male adesso? Ma come mai? Ragazzi, ma come mai gli fa così male? Sapete che... Cosa potrebbe essere successo nel frattempo? Oh, ma che strano. Ma che strano che gli faccio malissimo anche col colpo... No, ma che strano, ragazzi. Come mai? Ma come mai, ragazzi? Davvero? Come mai adesso non fai più il furbo? Come prima? Mi dava merda. Vabbè, pazienza. Oh, ma ce n'è un altro. Ma... Dai, vieni, su, su, su. Dai. Sì, sì, sì. Sì, amico, sei fortissimo. Sì, no, però sei forte. Sì, sei forte. Sei veramente forte adesso. Sì, sì, sì. Ma va a fare in culo, scemo. Ah, finalmente. Sono pure di spalle, esatto, esatto. Che bello. Ah no, ce n'è un altro. Scusate, ma questo effettivamente non ha capito come funziona adesso la situazione. Wow! Ok, ho rischiato, ragazzi, grosso. Sì, sì, sì. Ok, questo mi ha fatto male, effettivamente. Lo devo ammettere. Ha fatto male, sì. Sai cos'altro farà male? Questo. Questo fa decisamente male, brutto stronzo. Ah, che bello, ragazzi. Abbiamo finito di esplorare tutto questo punto di merda. E siamo di nuovo, questo punto secondario, e siamo di nuovo alla città degli scemi. Finalmente. Cioè, finalmente, no, non finalmente. Io di qua volevo proprio non andarci mai più, però... Almeno, ragazzi, adesso, in teoria, abbiamo finito di esplorare dove ci sono tutte queste... Tutte queste palafitte di merda, con le loro collisioni del cazzo, la loro hitbox merdosa dei nemici, che, dei nemici, no, da dietro, che a volte sembra che vada bene, a volte no, cioè... Sì, adesso ce ne andiamo, adesso, ragazzi, ce ne andiamo da questo... Cioè, ragazzi, guardate, guardate questo qua, questo sta letteralmente volando da sotto al pavimento, da sotto al pavimento, è incredibile. Ragazzi, veramente è incredibile. Mi domando come nessuno... Vi ripeto, ve l'ho già detto, ragazzi. Vabbè, no, no, non mi ripeto, perché poi sembro cattivo. Non ho capito perché devi tornare in Veneto. Perché? Devo tornare qua, perché? Perché ci sono delle zone... Perché abbiamo finito di esplorare questo punto qua. Ma adesso che ho attivato quella che... Non voglio andare a Petilondo, come cazzo si pronuncia. Io... Voglio andare da un'altra parte. Ho esplorato, va bene, ho visto come funziona la scorciatoia. Adesso dobbiamo scendere di qua. Mi scappa già da ridere, mi scappa. No? Allora, a parte il fatto che tu devi morire subito. Grazie. Dicevo, adesso in teoria dovremmo scendere di qua. Se non mi sbaglio, no? E a me, posso essere sincero? Mi viene già da farmi due risate, mi viene già da farmi. Morris, ma guarda che se ne lamentano tutti. Meno male, meno male. Fiducia nell'umanità ripristinata. Porca puttana. Allora, adesso, domanda, secondo loro, come dovrei fare io a scendere di qua? In teoria così. Bene. Ok, io vedo che potenziarsi puoi tornare. Sì, effettivamente è vero, effettivamente avevi ragione, Bocca. Adesso mi sento veramente pronto a... Cazzo, dicevo, pronto a prendere a randellate il prossimo. Sono avvelenato, pazienza, non mi interessa. Torniamo subito al nostro falò. Torniamo subito al falò amico. Poi specialmente adesso... Oh, che bello, adesso questi muoiono con un colpo, sì. Sì, finalmente. Finalmente, ragazzi, finalmente. Sono le 11:05, tra l'altro, abbiamo già ormai finito. Che è successo? Mi sono disconnesso? Bah, mi è comparso, ti diamo il benvenuto alla chat room. Bah, rimbambito sta affare. Oh, che bello. Che bello. Bene, è arrivato il momento di scegliere la nostra prossima tappa. Adesso questo muore super, però ecco, scusate, ok, scusate, ma qua ho calcolato male i tempi.
Dicevo, spero di essere ancora in chat. Scusate, è un messaggio strano. Provo a scrivere bu così, no? Ah, ok, mi fa scrivere. Non so perché, mi è comparso un messaggio un po' che mi ha fatto preoccupare. Allora, sì, d'accordo. Ma levati. Adesso io mi terrò attaccato a questa parete, mi terrò attaccato e vediamo il destino dove decide che dobbiamo andare. Io sarei per andare in culo, dicevo, io sarei per andare dove c'era quella specie di ragnatela là in fondo, sarei, poi non so se faccio bene, adesso vediamo. Mi tengo attaccato alla parete e vediamo dove ci porta Gesù. Sì, dai, levati. Allora sì che si ragiona. Mamma, oh sì, come si ragiona. Ma come si ragiona, ragazzi, veramente. Adesso, ma che cazzo, che cazzo. Ok, ok. Ma ditemi voi se io devo camminare così ora. Vabbè, bastava aspettare un secondo. Ok, dai, sono ricaricato. Che ora è? 11:05, dai, tra un po' ragazzi stacchiamo però, vediamo un po' di arrivare a un altro falò, se ce la facciamo. Qua c'è qualcosa? No, no, ci sono solamente quelli con gli stupidi lì col masso che eviteremo accuratamente. Chi è? Ah, sono gli scemi per l'appunto col masso che ho citato prima. Va bene ragazzi, va bene. Non c'è niente. Basta, mi ha rotto il cazzo. Io entro qua dentro. Dai, su. Allora, come si chiama sto posto? Dominio di Quelag. Quelag, come cazzo si dice? Ragnetto Time, secondo me, sì. Allora, chi sono questi? Com'è? Così impari a non salutare, tesoro. Che ti de... Oh, cosa? Cosa? Oh merda, ma che cazzo? Cos'è sta roba? Che cazzo è sta roba? Ma... E tra l'altro fa malissimo. Ragazzi, ma sono pazzeschi. Mi hanno disintegrato. Cioè, avete visto che danni, che cazzo di danni che mi hanno fatto? Ok, idea di merda provare a uccidere. Ok, ragazzi. Idea di merda provare a ucciderli, cioè almeno secondo me quelli lì vanno letteralmente ignorati. Non mi aspettavo mi facessero così male. Questo è poco ma sicuro. Senti, a me questo qua mi ha rotto il cazzo, io adesso provo a ignorarlo. Effettivamente, voglio dire, mi hanno bello rotto il cazzo a me questi. Io adesso vado dritto. Comunque ignora questi tizi, sì, è esattamente quello che farò. Penso proprio che farò esattamente questo, adesso che torno lì. E poi vediamo un po' com'è la situ. Allora, dai, su. Via. Numero! Non so se avete visto il numero. Numero! Cazzo. Ok. Che rischio, mamma mia. Ok. Torniamo qua dentro nel covo dei Novax. E vediamo un po'. Ma mi sta ancora inseguendo? No, ok. Mi sembra che abbia finito. Riprendiamoci le anime. Assolutamente ignorerò questi. Assolutamente. Via. Cosa abbiamo qua? Se adesso c'è un boss, non promette mai bene questa nebbia. Vediamo un po' cosa c'è. C'è un boss, mi sa. Merda. Ehi là. Cazzo, non mi aspettavo ci fosse un boss stasera. Che abbiamo l'onore di conoscere. Dove va? Ma chi è? Ma... Cazzo! Ma non è assolutamente come me l'aspettavo. Non vorrei fare del catcalling, però quale? La strega del caos. E sono anche avvelenato.
va bene, mangia questo e mangia questo, che non gli faccio un cazzo. Merda, d'accordo, studio del pattern time. Allora, ecco il boss di Blight Town. Ah, è questo? Effettivamente è il boss della città, del boss della città infame. Allora, abbiamo qua questa spadata. Che ammetto, lo ammetto, fa male. Ora che l'ho provata, ammetto che ribadisco che fa molto male. Che cazzo? Ma che cazzo, che dolore! Questo non l'aveva fatto. Via, 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 via. Ok, calma. Calma, studiamolo, studiamolo. Studiamo il studiamo questo boss, prima cosa. Io dico che se riesco a colpire quella stregaccia, gli faccio molto più male. Almeno, a me verrebbe da pensare questo. Però comunque sia, anche attaccarlo mentre fa così non sembra una brutta idea. Forza. Ok. Potrei letteralmente aspettare ogni volta che fa quell'attacco con la lava. Attenzione, calma. Tipo adesso. Ho sbagliato, ho decisamente sbagliato. Potrebbe costarmi caro. 1, 2. Potrei anche prendere la mazza a due mani, quando fa questo. Che cazzo era sta roba? Merda, 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 merda. Cazzo, cazzo. Mi fa male, mi fa bua, mi fa bua. Aia, 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 aia. Calma. Forza. Wow. Forza, calma ragazzi, relax. Prendi, 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 prendi. Non facciamo più tanto le furbe, eh. Ok, adesso ha fatto la furba. E non gli posso dar torto. Merda, 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 merda. Cazzo. Però avete visto che male che gli ho fatto tenendo l'asta a due mani? Sì, adesso lo ammazza. Merda. Attenzione, questo farà male. Sto sperando che rifaccia un'altra volta quell'attacco lì di fuoco. No, non questo, non questo. Esatto, proprio questo. 1, 2, 3. Ok, lo scudo, lo scudo, lo scudo, lo scudo, lo scudo. Forza. Dai che forse ce la facciamo al primo. Forse, se siamo bravi. Attenzione, scusate se non guardo la chat, ma capirete che è un momento impegnato. Ok. Mangia, 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 mangia e mangia. Oh, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Qualeg, vai un po' a fanculo. Oh, al primo. Che bestia, umanità gemelle. E qualche anima? No, no, era chiedere troppo, in effetti. Va bene. Covo della... No, ho laggato proprio adesso, che sfiga. Ok. Conta che quelli sono i danni dopo aver potenziato. Sì, senza effettivamente sarebbe stato più un problema. Oh, buon approccio. Ho studiato un pochino il pattern. Effettivamente quando non mi faccio prendere dal panico me la cavo abbastanza. Ah, ecco, adesso me la date le anime. 23.000. Non male. Non male, ragazzi, dai. E io, ragazzi, posso essere onesto con voi? Posso essere onesto con voi? Io tornerei al falò e chiuderei la live qua. Io cercherei di chiudere questa live da vincente piuttosto che da perdente. Quindi scusate, ma io, ragazzi... Quindi scusate, ma io, ragazzi, me ne vado di corsa a salvare. Prima, cioè, da salvare al falò, prima di pentirmene amaramente. E... Oh, ma guarda un po' sti stronzi che hanno deciso di raggiungermi. Presto, 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 presto. Ce la facciamo ad arrivare al falò con tutte le anime? Così facciamo anche qualche level up? Ma sì, che ce la facciamo.
Ma sì che ce la facciamo, presto. No, Morris, vai avanti, è troppo tardi, tesoro. Troppo tardi. Ormai sono tornato indietro. Dovevo leggerlo prima quel tuo messaggio. Pazienza. Ormai, ragazzi, sono tornato indietro. Vado al falò semplicemente per fare i level up che mi aspettano e via. Non è tardi, sei tu che sei pigro. E che cazzo, ma c'è il falò qua? Cioè, chi me lo fa fare di tornare lì ora? Cioè, chi me lo fa fare di tornare lì ora? Che ho tutto, non c'ho fiaschette Estus. Non c'ho una sega. Cioè, ragazzi, ormai... Io me ne tornerei qua al falò. Probabilmente c'era un falò più avanti. Vabbè, troppo tardi. Troppo tardi, ragazzi. Accontentiamoci, rimaniamo così e boh. Cosa alziamo? Perché non alzare di nuovo forza? Perché non alzare forza un'altra volta? Perché magari effettivamente preferisco fare una cosa del genere adesso. Privilegiare un po'. Sì. E... facciamo così? Sì, dai. Così. Perfetto. Perfetto. Mi avanzano anche parecchie anime. Potrei addirittura uscire, andare a ammazzare uno di questi e fare un ulteriore level up. Beh, semplicemente c'era un falò subito dopo il boss. Vabbè, ormai tesoro, l'abbiamo perso. Mi prendo un po' giusto le anime che mi servono per fare il level up. L'ultimo level up. Ciao. E vai. Me ne serve un'altra, se non mi sbaglio. Chi si offre volontario? Lui. Bene. Amico mio, grazie per esserti spontaneamente offerto il sacrificio. Bene. Ora torniamo dal falò. Torniamo. E facciamo il nostro level up. Allora, ragazzi, direi che per questa sera, comunque, visto che questo insisto, non ammazzate questo. Oh. Oh. Porca puttana. E vai. Oh. Ragazzi, ma questo veramente... Ma ci vai a fanculo? Ma ci vai a fanculo tu con il tuo amico? Oh, finalmente, dicevo. Allora, ragazzi, dunque, io... Torniamo a noi. Dicevo, io, per quanto riguarda il prossimo appuntamento, io direi questa domenica, ragazzi. Che ne dite? Visto che abbiamo fatto un po' schifo, bla bla... Insomma, non è che abbiamo fatto schifo, però, insomma, sento di non aver giocato quando avrei voluto... potremmo effettivamente, ma sì, aumentare forza di nuovo? No, aumentiamo vitalità, scusate, stamina stavolta, sento che è la scelta giusta. Allora, ragazzi, dunque, come vi dicevo poc'anzi, se siete d'accordo, io il prossimo appuntamento lo prenderei domenica. L'orario? Sapete, ragazzi, che io vi direi quasi di prenderlo domenica pomeriggio. Vi direi quasi. Se siete d'accordo, fare una robetta del tipo domenica dalle 4 fino all'ora del pomeriggio, fino all'ora di cena. Che ne dite se facessimo una robetta del genere? Così andiamo avanti per qualche ora, andiamo dritti, spediti. Non mi sembra male come cosa, però fatemi sapere. Poi comunque sia faccio, come al solito, un sondaggino sul canale Telegram e vediamo da farsi. Allora, ragazzi, io adesso vado a finire di ripassare, perché sono un cretino, e tipo non ho finito di ripassare quello che avrei dovuto, quindi giustamente me lo ritrovo stasera, adesso che abbiamo amato dopo questa live. Vi saluto, grazie mille per avermi seguito, e allora, se le cose stanno così, ci vediamo questa domenica, con ogni probabilità, questa domenica pomeriggio. Vedo anche che sto cominciando a laggare, quindi vi saluto prima che sia troppo tardi. Grazie per avermi seguito e buonanotte a tutti, ragazzi. Ciao ciao!